Cari amici, buongiorno. Ho sempre predicato il dovere di andare a votare, spiegando che solo andando a votare ciascuno di noi diventa protagonista e partecipe del cambiamento del sistema politico. Ho sempre redarguito coloro che non vanno a votare, dicendo loro che il loro non voto si traduce di fatto in un voto a favore di chi vince le elezioni. E ho sempre denunciato il fatto che coloro che non vanno a votare o coloro che votano a favore del vincitore, il giorno successivo alle elezioni non hanno più alcun diritto di lamentarsi per il fatto che nulla è sostanzialmente cambiato. Ebbene, cari amici, mi sono ricreduto, perché il discorso che riguarda il dovere di andare a votare vale in un contesto di democrazia sostanziale e di uno Stato di diritto che vigila per l'ottemperanza del dettame costituzionale e il rispetto della nostra legge. Ma oggi noi siamo in un contesto che è radicalmente diverso ed è il contesto della dittatura sostanziale. Pensiamo al fatto che gli ultimi tre capi di governo sono stati designati senza avere una investitura popolare. Pensiamo al fatto che tutto questo è accaduto dopo il vero e proprio colpo di stato finanziario che nel 2011 scalzò dal potere Silvio Berlusconi, che aveva osato paventare la possibilità dell'uscita dell'Italia dall'euro. Oggi i governi si sono trasformati di fatto in passacarte agli ordini dei burocrati della Commissione europea, dei banchieri della Banca Centrale europea e della cancelleria della Germania di Angela Merkel. Il Parlamento si è svuotato della prerogativa di avviare l'istanza legislativa e i partiti, siano essi al governo e all'opposizione, sono funzionali al perpetuamento di questo sistema, che non è più un sistema che opera a favore del bene degli italiani, ma è un sistema nemico degli italiani, nemico delle imprese italiane, nemico delle famiglie italiane. Ed è in questo contesto radicalmente diverso che io sono arrivato alla conclusione che non si debba votare per non legittimare un sistema che è espressione della dittatura eurocratica, della dittatura finanziaria, della dittatura relativista.